Ah, non ho idea. Io non lo so, ma tu uscire a fumare. Come sembra? Sì. Senti Ale, mi hai rotto. Manca una settimana all'assemblea. E da quando hai detto di voler fare questo fottutissimo rappresentante, spari solo merda sul mio conto con i prof. Ecco, ci siamo. Stai zitta. Le ragazze, fate voi. Ehi, che tenga me. Se non lo sai fare, io te la mizzo. Sta in bagno, quel disadattato. Non sai nemmeno cosa vuol dire disadattato. Ancora? Sì. Carlo, tu prova a chiamare. Va bene. Io provo a contattare i genitori, va bene? Va bene. Ragazzi, ho trovato il telefono di Fabio, ma lui non c'è traccia. Ho tutto squillo pure sto coso. Sì, io dico che se il professore non riesce a contattare i genitori, possiamo vederci a noi. E se capitasse pure a noi? Tranquilla, non succede niente. E se lo dice Tony Stark? Stai zitto! Basta ragazzi, per una volta pensate a collaborare. Ragazzi, io proprio voglio chiamare la polizia. Giusto. Ragazzi, l'ho già chiamato io la polizia. Io purtroppo Fabio non è a casa. Quindi che dobbiamo fare? Rimanere qui con le mani in mano? Quindi ci dividiamo. Buona idea. Facciamo una cosa. Ivan, tu vai con me. Ah, no, questa testa di cazzo. Basta, ragazzi. Anna, tu vai da sola. Anche tu, Vanni. D'accordo. E io? Tu resti come in classe, aspettiamo che arrivi quello della polizia. Va bene, vai, iniziamo. Ragazzi, ascoltate. Io vado su a cercare il nostro laboratorio. Sarà meglio che qualcuno di voi invece cercasse sul retro dell'edificio. Perfetto. Bene. Sì, per te va bene. Io vado con questo soggetto nel cortile e vado a vedere tutte le zone là vicino, va bene? Perfetto. Carlo, tu vai per le vie d'accesso alla terra. Va bene, ragazzi, ci vediamo dopo. Va bene. A dopo. A dopo. Seguitemi senza fare storie. Perché onestamente hai rotto un po' il cazzo con questa storia, eh? Ah, io ho rotto il cazzo. Sì, sì. Hai rotto il cazzo tu che vuoi fare un po' il sapientino della situazione. Non io con le mie polemiche. Il sapientino. Subito idiota. Sì, sì. Ma che c'è fa? Ma tanto più solo che sta già strano tutto coso. Siete tutti scemi, eh? Andiamo a cercare. Comunque io non capisco perché stai sempre in mezzo in questa questione del rappresentante d'istituto. Ma ancora con sta storia? Perché non sai farlo, sono migliore zio. Oh, dai! Lascia spazio a chi è migliore di te. Migliore di me? Con sti occhiali? Dai, su. Vaffanculo. Cosa? Vaffanculo. Sì. Ripeti, dai. Dai, ripeti. Facciamo così, eh? Ti do gli occhiali. Perché se te li spezzo dopo un problema? Mm? Ok, vediamo se ci riesci senza. Credo che sia il caso che anche io esca per... No. Scusi? Mi dispiace, Yasmin, ma tu non puoi uscire da quest'aula. Altrimenti sarò costretto a prendere provvedimenti. Perché dice questo? Per caso c'entra anche lei qualcosa in questa storia?
Ragazzi, volevo dirvi che... Perché non proviamo a mettere l'orgoglio da parte questa volta? Dammi un motivo valido. C'è una persona scomparsa e non sappiamo chi diavolo c'è dietro a questa storia. Andiamo a vedere Anna che fine ha fatto. Tis, sono più scemi. Anna! Quello ci fai tu con l'amico del prof? Ero sul laboratorio, mentre uscivo ho trovato questo. Come vedete è ancora sporco di sangue. Ok. E ora dov'è il prof? Con Yasmin! Entriamo. Dai degli occhiali. E lui l'assassino! È stato professore nella sala biliardo col candeliere. Voglio, basta, mi arrendo. Ma già si sapevo. Basta, è un gioco, va bene? Mi arrendo, non vi accanite troppo su di me. Questo però è fortissimo. Ma già si sapevo. E si crede, la gente non ci deve fare. Ma questo lascia affogare. Ma da voi? Comunque voglio la rivincita, eh? Adesso voglio la rivincita. Ya, yeah, vai, va, forza. Vai. Ma dove ci sta il studio? Vai, grazie. Andiamo avanti. Ma è una volta.